Ma allora, secondo me la diplomazia deve essere proprio ripensato alla base, perché la diplomazia non può essere considerato solo quello istituzionale tra gli stati, i rapporti tra gli stati, ma bisogna promuovere il più possibile la diplomazia culturale, la diplomazia comunitaria e la diplomazia delle persone, perché prima di tutto parliamo delle persone, prima di andare a difendere, proteggere i rapporti statuali tra le istituzioni, ci sono le persone alla base, e dunque cercare di creare il più possibile un rapporto di ravvicinanza totale con le comunità locali dove si trovano, e qualsiasi comunità, che siano comunità religiose, che siano comunità studentesche, che siano comunità di ricercatori, comunità di ecologisti, come abbiamo appena citato, e creando questo rapporto di comunità si riesce in qualche modo a facilitare le condizioni di vita delle persone, perché non possiamo limitarci a un rapporto istituzionale tralasciando la vita delle persone, e questo è quanto.